Cavalier Bosatelli, questo progetto è un progetto grandissimo, l'Exote. Ma lei ci dorme di notte su questo progetto? Ah, oppure... sempre, io dormo al comando, quando decido di dormire dormo, quando decido di stare, anche se prevalentemente sono un nottambulo. Senta, quando ha pensato questo progetto? Quando le è venuta questa idea di costruire un quartiere così innovativo? Ma io sono sempre stato un fantasista, sempre amante delle utopie, purché diano grandi emozioni, no? Questo mi ha dato una grande emozione a pensare all'opera, è quasi impossibile e mi diverte. Senti, in questo progetto lei ha già scelto un'abitazione, uno spazio dove verrà a porsi a vivere? No, questo no, perché non si ipoteca mai dove si va a vivere. Quando è sera si decide. No. Cosa le piace in particolare di questo progetto? Ma è lì, lo spirito di aggregazione. Io sogno lo spirito di aggregazione, no? Io ho vissuto dopo il famoso 25 aprile lo spirito di aggregazione che c'era in piazza. I sopravvissuti felici, contenti, pensando al futuro, bambini, tre generazioni, il nonno che parlava, il padre cantavano, ridevano. Cosa facciamo adesso? Le risposte erano arrangiati, dati da fare, in allegria, e riuscivamo a trovare l'ironia del tutto. Bisogna cercare di creare un centro di aggregazione con questo spirito di evoluzione, di miglioramento di qualità della vita. Pensa di dedicare una piazza in questo quartiere alla Liberazione il 25 aprile, le piacerebbe? Piazze che vogliamo dedicare sicuramente, abbiamo scelto una freccia. Una freccia che indica il concetto di andare sempre oltre, oltre ogni limite. Questo è il principio, è il core stesso di superare ogni limite. C'è in questo progetto oltre 100 milioni di investimento, ma che potranno avere una ricaduta di 5 volte tanto sulla città. Sì, dirette, e 500 indirette nel tempo. È una grande sfida, una grande opportunità per Bergamo. Beh, Bergamo per tutte le città del mondo. Noi oggi abbiamo un consenso in tutta Europa, Italia, Svizzera, Francia, Germania, Nord Europa, Russia. Quante sono le città, quanti sindaci gli hanno chiesto questo progetto? Eh beh, intanto se ne è già più di una decina. Quindi una promozione a pieni voti? Sì, una promozione a pieni voti, oltretutto fattibile, perché c'è tutto il mondo finanziario desideroso di fare investimenti.